a tutti, benvenuti a Mando di Fan. Dopo aver parlato nel video precedente di come funziona il DC chimico, oggi parliamo del momento X, quello temuto da tanti, cioè come lo svuotiamo. Adesso vi faccio vedere come avviene la pulizia, cioè quando dobbiamo andare alla stazione di servizio a svuotarla. Il DC è formato da due pezzi. Questo qua si sgancia da qua, c'è una leva, si alza e si dividono. Quindi qua abbiamo la tanica delle acque chiare che si riempie d'acqua da questo buco qua. Volendo si possono mettere, ci sono dei liquidi da metterci dentro per mantenere il DC igienizzato e profumato. E allo stesso modo c'è un altro liquido, oppure delle pastigliette in polvere o in bustine, che vengono messe in questa tanica qua, che funziona da disgregante. Cosa serve il disgregante? Serve per liquefare, diciamo, tutti i rifiuti solidi e quindi ci facilita, una volta che dobbiamo svuotarlo, diciamo che esce tutto più facilmente. Noi con questo tipo di bici siamo in due persone, vivendoci dentro andiamo avanti 2-3 giorni senza problemi, però cambiandolo un giorno sì o un giorno no, più o meno non aggiungiamo nessun liquido. Qui come funziona? Una volta arrivati alla stazione di scarico, in questo caso sotto abbiamo questo. Il portavozzi invece ce l'ha già collegato qua così, in questo caso invece lo si svita, c'è questa parte qua che si va, che possiamo togliere e lo colleghiamo. Una volta collegato apriamo questo qua, che è lo sfiato, apriamo il tappo qua e, facendo finta che questa sia la stazione, andiamo a svuotarlo qua dentro. Una volta che è completamente vuoto, solitamente ne apriamo qua, versiamo dentro dell'altra acqua pulita, chiudiamo tutto, una shakerata, e lo si svuota in modo che siamo sicuri che è pulito. Poi, finito tutto, lo si richiude e rimette a posto. E si chiude. Adesso ce l'abbiamo chiuso e pulito per il prossimo uso. Se avete domande o non avete capito qualcosa, chiedete pure, commentate qua sotto e leggete gli articoli inerenti all'utilizzo del DC sul nostro blog. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!